Konnichiwa cari giappamici e benvenuti tutti quanti voi qui nel canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin per continuare questa avventura veramente spettacolare per un gioco di ruolo veramente stratosferico dove ci sono dei danni incredibili, mamma mia, veramente stradivertente. E allora, cari giappamici, siamo giunti all'episodio numero 14 di questa serie grazie alla mia Cockmia Games che mi ha fornito il codice per portarvelo sul mio canale. Chissà cosa accadrà quest'oggi a Jack e al suo team di eroi, ma come sempre mi consiglio quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi, questo nuovo appuntamento di Stranger of Paradise. Ok, giapponese, cioè, oddio, sono comparsi così come per magia, esce Jed. Ok, allora vediamo un po', proseguiamo questa avventura incredibile. Vari tuoni sprezzanti. Allora, vediamo un po' che accade. Ok, si apre il passaggio. E prendi questo qua, così. Vabbè, crepato, non c'è stato bisogno manco di cristallizzarlo, bene. Chi è che tuona qua? Ma chi c'è? Ah, ci siete voi, bestiacce? E crepa così, mamma mia, spettacolare. Bravi ragazzi, così si fa. Spacchiamo il culo a questi. Oh, oh, oh. Avviamo un po', appunto, uno sciocco 10, ricordi. A causa delle caratteristiche dello speciale cristallo nero che porta con sé, pare che ogni suo ricordo, persino il suo nome, venga eliminato ogni volta. Quelli degli altri invece resistono in parte, seppure definiti forse per effetto delle loro illusioni. In ogni caso neanche loro riescono a ricordare nulla riguardo al piano, tranne che la forza del loro compagno è indispensabile per portarla a termine. A partire dalla prossima iterazione dovrò tenere conto di questo fenomeno e giudicare se posso servirmene per il nostro progetto. Ok, sfiorando le sfere durante una missione potrei ottenere delle annotazioni in forma di appunti di uno sciocco oppure documenti lufegnani riguardanti un certo progetto, magari raccolto e consultabile nell'archivio. Certo progetto. Tu, me ne sono accorto, bene così. Gli fate? Oh, e chi è st'ombra? No, 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 mortacci tua. E devi crepare, ombra. E crepa. Oh, quanti da vendetta possiamo per uno? Mortacci, so, ci ha preso al volo così. Allora, là ci sta uno jaguaro. Per fortuna che poi dall'alto si vede. Si possono notare i vari mostri. Ok. E becca di questo qua e crepa. Dov'è lo jaguaro? Oh. E cazzo, no, l'ho liscia. Oh, oh. E prendi questo qua, jaguaro, va, e crepa. Cristallizzati così, schioppa. Oh. Che caspita. Tocca prendere la pozione. Vai, prendiamoci una pozione. Jed, detto Jeddo e Ash stanno bene, ok. Direi di proseguire per di qua. Mamma mia, che sono sti tuoni e fulmini? Che succede qua? Ok, bene. Tuoni e fulmini sono... Se sono bloccati, sono fermati. Ah, ok, per di qua. Beh, ragazzi, per di qua, va? Coraggio ragazzi, coraggio, miei pro di Sagin, ok. Oh, 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 mortacci tua. Brutto Sagin, devi crepare. No, ma...
Ma chi caspita è elementare idrico? E crepa. E non mi attaccate la sombra maledetta, su. Bravo, così. Così. Liscio. No, mortacci tua. No, mortacci tua. Oh. Dove è andata? E crepa. E crepate, bravissimi. Dai ragazzi. E ok, vediamo un po' qua che c'è nei dintorni. Di qua siamo arrivati. Bene, di là niente. E ok, allora procediamo per di qua e vediamo un po'. Ok, dai. Mamma mia, che agilità il nostro Jack, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Ok, allora. Ma non c'eravamo già stati qua? Ma mi pare di sì. Ma... cioè... e spacca di pietra, vediamo un po'. Ma però di qua... cazzo, era un fottuto labirinto. Ma perché... no, forse siamo stati là. Forse si somigliano un po' sti posti, cazzarola. Ma si spacchia un po' tutto, allora vediamo un po'. Che fa, ripiove, scommetto. E... quando te sbagli. Però c'è il passaggio, ok. Ok, bene così. Culla. E non ho fatto in tempo. Io un po'. Andiamo un attimo, mi ha scoperta prima di salvare. Ok, qua si è rotto, cazzarola. Poi lì. Sì, ok, attento a non cadere. Già. Sono qua, morimo, cazzarola. Ah, ok, tocca andare là. Ok. Ok, allora direi di salvare un attimino, visto che tanto qui si è aperto, cioè questo punto di salvataggio. Innanzitutto vorrei un attimo migliorare il migliorabile, va? Distorsioni della natura, ok. 5 ore e 34 minuti, bene. Allora, vediamo poi migliorare il migliorabile, sì, lottatore, possiamo sbloccare questo, bene. Lo spadaccino abbiamo già completato. Poi lo schermitore, niente. Ronin, cazzarola, niente. Lottatore, sì. Falciatore, niente. Il mago, ancora niente. Assalitore, niente. Il lanciere, niente. Vabbè, ok. Vediamo un po' la tattica. Allora, se c'è qualcosa da migliorare. Benda selvaggia, livello 25. C'è questa qua a livello 12. Scusate, livello 26. 12 di affinità. Ma direte no. Maschera della vendetta. Ma maschera vendetta. Due maschere della vendetta. Vabbè, questa è il 14%. Beh, pure bella, dai. Figa, cazzarola. Ci sta lo zoom? Si può zoomare? Effetti attivati. No, vabbè, non si può zoomare. Completo della vendetta 27. Cappotto del mago 27. Col 16% di affinità. Sì, ok, bene. Paramani selvaggi livello 26. Guanti della vendetta. Guanti del mago, però 0% di affinità. Vabbè, dai, ok, buono così. Braghe. E braghe, della vendetta, braghe mi fa veramente.
Ridere come cosa. Braga della vendita a livello 29, 800 di affinità, guerriera, ok, bene. E stivali striati rimangono questi qua a livello 26, perché ci sono questi qua di livello 26, ma anche questa affinità mago mi pare, se non vado errato, 19%, però è di un livello più basso. Va bene, ok, bene così. Poi abbiamo Ash. Oh, e quanti spartani? Livello 25? Buoni tutti? Di livello 26 con 15% affinità. Ottimo! Dai che migliora il nostro Ash. Poi per il resto rimane invariato, va? Vediamo un po' il nostro amico Jed, detto Jeddo, perché in giapponese non finiscono mai per le consonanti le parole, ma arrotondano duplicando magari una consonante e finendo con una vocale. E purtroppo niente, no, gli stanno bene questi livello 24, che comunque sono rari di 2 stelline, però fanno bei danni, dai. Fanno bei danni uguale, livello 24, buono così. E ok ragazzi, allora direi ottimo così. Bene così quanto riguarda questo episodio di Stranger of Paradise. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata di titoli di Stranger of Paradise, che io porto grazie alla Koch Media Games, che mi ha fornito il codice su PlayStation 4. E allora anche questo episodio numero 14 della serie ovviamente termina qui, sperando che vi sia piaciuto di lasciarmi più like possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguitemi nei vari social. Vi ripeto come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, vi aspetto anche sul canale, numerosi. Mi raccomando quindi di attivare la campanella per non perdervi nessun video uscito quotidiano e anche ovviamente di iscrivervi al canale. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, blog personale all'indirizzo giappogamer.home.blog, dove di tanto in tanto scrivo news e anche recensioni di videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. E allora, cari giappamici, vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui, vi abbraccio forte al vostro giappogamer, per il momento è tutto, matane, e ai prossimi episodi!